Allora, l'importanza di lavorare su se stessi, riconoscere ognuno di noi nella propria individualità, ma anche nel proprio contesto sociale, insomma, particolarmente importante fare ciò a più livelli, sia attraverso le proposte che appunto ci vengono dalla letteratura e ancor più quando queste vengono tradotte in linguaggio teatrale. Io do il benvenuto ad un giovanissimo regista ed attore, Luca Micheletti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Luca, benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito. Noi siamo particolarmente orgogliosi e contenti perché insomma innanzitutto il tuo nome si lega a una produzione, quella di Emilia Romagna Teatro, fondazione per la resistibile ascesa di Arturo Ui, che ti ha visto tra l'altro a fianco al maestro Umberto Orsini, e per questo ricevere anche un importante premio. Sottolineiamo il fatto che questo premio sia stato attribuito a te, che sei particolarmente giovane, insomma, quindi assolutamente di buon auspicio. Certo, beh, sicuramente i premi, come dico io, calmano i nervi, poi insomma, no? In qualche modo ti danno un riscontro del fatto che il tuo lavoro venga premiato e recepito nella maniera che si auspica sempre, no? Possa avvenire. Quella produzione è stata particolarmente fortunata perché poi ha girato per 3 stagioni, ha creato un bellissimo rapporto con Umberto Orsini in particolare, insomma, che è un maestro assoluto, e quindi insomma senz'altro è stata una bella occasione di incontro e di conoscenza. E poi insomma era uno spettacolo anche particolarmente denso dal punto di vista tematico, e tant'è vero che, come dire, è arrivato al momento giusto, no? Perché parlava dell'avvento del nazismo, sostenuto, diciamo così, dalle lobby dell'economia, della grande industria, eccetera, eccetera. E sono pericoli che insomma nel nostro mondo tutto sommato sono alle porte, sì, in qualche modo. Quindi cercava di svelare qualcosa di strutturale. E ci è riuscito, in qualche modo il pubblico se n'è accorto. Analogamente l'operazione in scena in questi giorni, per altri versi, è altrettanto socialmente utile per certi versi. E infatti siamo partiti da lì per arrivare naturalmente all'oggi. Luca Micheletti è in scena fino al 30 di marzo alle Passioni con questa rivisitazione teatrale della Metamorfosi di Kafka. È un testo di per sé insomma particolarmente intenso e complicato sotto certi versi, ma anche molto, molto affascinante, soprattutto insomma per la sua capacità di interrogare di inquietare anche. Kafka poi è così, tu però ne hai proposto una versione che traduce la trasformazione di Gregor in insetto in realtà in un disabile. Sì, innanzitutto io volevo fare America, che è un altro romanzo incompiuto di Kafka, meraviglioso, sì, eccetera. Poi, ritornando su Kafka dopo gli anni dell'adolescenza, che sì, insomma ci ha segnato un po' tutti, sì, quando, no, sì, magari ti davano da leggere, La Metamorfosi è uno di quelli che, esatto, ti danno da leggere più comunemente. Sì. Ritornando sulla Metamorfosi, che è un testo che un critico Steiner diceva, quando tu lo leggi e poi riesci a guardarti allo specchio senza arretrare, forse sì, sei capace di leggere i caratteri stampati, ma sei analfabeta nell'unico senso che conta davvero. E effettivamente dopo averlo riletto, mi sono guardato allo specchio senza arretrare, però mi sono chiesto se forse non valesse la pena di usare Kafka per quello che forse Kafka stesso desiderava, insomma, no? Quindi incidere dentro la sua società, dentro il suo mondo. Lui dice, quando un libro tu lo leggi e non ti arriva in testa come un pugno, quando non ti spacca come una scure il mare gelato che sta dentro di te, allora quel libro non serve a niente. Così lo spettacolo teatrale doveva, secondo me, entrare dentro a qualcosa di molto serio e di molto concreto, di molto tangibile. È chiaro che il destino del protagonista è arcinoto, lui si sveglia, non si sa perché, trasformato in un enorme insetto. E proprio sull'assenza di spiegazione di questa trasformazione poi si intessono una serie di trame che poi conducono tragicamente ad una debacle per tutti quanti. Ho pensato che forse questa storia, così fantascientifica per certi versi, no? O metaforica se si vuole, certo, potesse trovare, come dire, una traduzione dentro qualcosa di assai più concreto e riconoscibile nel nostro mondo, cioè la storia di un disabile che forse lì,
con una spiegazione più plausibile, forse un incidente viene evocato nello spettacolo, insomma, ma non si spiega non bene quello, comunque sì. Perché da un giorno all'altro si trova calato in un corpo che non riconosce più come proprio, o meglio, che gli altri riconoscono come diverso. E allora si innescano una serie di cambiamenti, no? Ed è diventata la storia di più metamorfosi, in particolare è la storia di qualcosa che cambiando fa cambiare gli altri, no? Le relazioni con gli altri in particolar modo. E allora, insomma, l'indagine dei rapporti, che poi ho ristretto a solo quelli familiari, perché insomma, la novella originale comprende più personaggi, certo. Mentre in scena ci sono soltanto io che faccio Gregor, mia sorella Claudia Scaravonati e i genitori, la madre Laura Curino e il padre Dario Cantarelli, fresco di Oscar nella Grande Bellezza. E quindi, restringendo soltanto a questi quattro protagonisti, diciamo così, la vicenda, ho in qualche modo anche riformulato un po' tutta la storia come la storia di accettazione e inaccettazione di un figlio disabile all'interno di una casa, che porta a tante metamorfosi, perché innesca una serie di cambiamenti, non tutti tragici. Cioè, il tentativo di far del bene, anche come racconta una parte di questa storia, a volte è destinato a fallire, così come delle volte, quando non riesci proprio a non far del male, paradossalmente, riesci a far del bene a qualcuno. E quindi certo che è una storia tragica, però come tutte le storie, come tutte le tragedie, se vuoi, finiscono male proprio perché il mondo possa essere cambiato in meglio, no? Da coloro che vi assistono. La famosa catarsi, tutto sommato, è una liberazione di tutto il male, no? È una purificazione da quanto di oscuro c'è nell'animo umano, che una volta che viene rappresentato anche con violenza, come avviene, se vuoi, in questo spettacolo, che è uno spettacolo estremo, ma che il pubblico sta premiando con un calore enorme, perché la sala è piena tutte le sere, veniamo da 4 settimane di recite a Brescia, dove lo spettacolo è nato, perché è una coproduzione tra Brescia e Modena, sì. ERT, e quindi, insomma, anche quando lo spettacolo è estremo, tante volte, come dire, la partecipazione è ancora più solida, no? Se vuoi. E si riesce, ecco, a scaricare, a vedere rappresentato il male assoluto, se vuoi, anche il paradosso più devastante, e però questo ti fa, come dire, prendere coscienza della realtà, no? O di certi aspetti della realtà, di qualcosa di sotterraneo che nell'animo umano si nasconde, che se si riesce a sanare, no? Forse è meglio, è anche la funzione del teatro, una delle funzioni del teatro, quantomeno. È quella, certo. È soddisfatta. Allora, le tante metamorfosi, cominciamo da quella del protagonista, raccontacela, insomma, come avviene, come viene vissuta, come viene espressa. Ci sono tanti livelli, nel senso che io, essendo anche attore, poi ho dovuto fare i conti con la messa in scena, no? Di sì. Un corpo altro, anche altro da me. Sai, il teatro è comunque il regno di tutte le metamorfosi, a prescindere, no? Quindi ognuno diventa qualcos'altro da quello che è, comunque, no? Qualsiasi sì. Spettacolo faccia. Qui più che mai si tratta proprio di una trasformazione assoluta, perché calarsi nel corpo di una persona con disabilità comporta diverse difficoltà. E la prima fra queste, molto concretamente, è stata la seguente, ovvero cercare di non farne un'imitazione offensiva, sì. No? Per certi versi, perché entriamo in un mondo, tra virgolette, politicamente scorretto, no? Comunque molto, molto delicato, certo, da gestire. Non bisogna essere gratuiti, e contemporaneamente bisogna osservare questa realtà con un atteggiamento smaliziato, non so come dire, privo di quell'eufemismo e di quella edulcorazione con cui tante volte ci si relaziona adesso, che è negato e odiato anche proprio da coloro che vivono, certo. La disabilità dall'interno o che lavorano con la disabilità dall'esterno, no? E per far questo, insomma, per avvicinarmi da attore e anche da drammaturgo, insomma, a questo ambito, ho messo insieme un team di collaboratori che sono stati l'anima di questo progetto, perché il teatro è
un mondo, un'arte, come vogliamo dire, un artigianato, se si vuole, che non si fa da soli, e questa sì, è una delle cose più belle che lo riguardano. Assoluto, insomma, certo. No? E questo team, diciamo così, è stato proprio composto da lavoratori nell'ambito della disabilità, da esperti, alcuni germanisti, alcuni filosofi, parlo di Lucia Mohr, Franco Rella, insomma Serafino Corti, alcuni nomi anche, no, di questi ambiti kafkisti, taluni come Rella, appunto, che ha dedicato tutta la vita allo studio di Kafka, o gente che aveva sempre soltanto lavorato, diciamo così, nel sociale e che improvvisamente ha scoperto nella letteratura una chiave di lettura del suo mondo, che poteva essere effettivamente traduzione quasi letterale, sconcertantemente letterale, di qualcosa che tutti i giorni si vive, certo, nel momento in cui si ha a che fare con certi contesti. Ebbene, grazie a tutto questo team mi sono avvicinato, io che, vabbè, storie personali mi avevano fatto venire l'idea, ma poi di fatto non avevo mai lavorato con i disabili, né su Kafka, sì, in qualche modo mi si sono accese delle porte, ho avuto delle epifanie dopo, sì, la prima, ovvero quella di raccontare la storia di Gregor Samsa, l'insetto, come la storia di un disabile, e da lì in avanti, fatto lo scalino che mi lasciava lì per lì un po' perplesso, dico: ma come faccio a raccontare questa storia senza essere crudele e senza essere offensivo? Perché com'è possibile in sostanza accostare questi due mondi, queste due storie così, così diverse, raccontando poi in fondo un'unica vicenda, no? Fondendole insieme. E l'ho trovata la risposta dentro a una frase, no? Sì. Ovvero che la storia di Gregor Samsa può essere la storia di una richiesta d'aiuto. E è proprio questo che lo spettacolo indaga, cioè la relazione d'aiuto con la disabilità e tutti gli aspetti che il prestare soccorso a chi è in difficoltà, per l'appunto, possono innescare. Ed è un mondo in continua metamorfosi. Pensiamo soltanto banalmente alla modalità di indicare, dal punto di vista linguistico, la disabilità, che anche in ambito scientifico passa attraverso tantissime riforme continue tutt'oggi. Si è passati attraverso la definizione portatore di handicap, che poi adesso è stata superata, poi invalido piuttosto che disabile, diversamente abile, oppure persona con disabilità che è diverso da disabile, eccetera eccetera. Addirittura io lessi una volta su una toilette in un teatro l'indicazione per alter abili, alter scritto in corsivo, no? Latino, quindi alterabili, se tu lo leggi di seguito, sì, sì, vuol dire proprio soggetti a metamorfosi, cioè come delle volte la lingua ti crea dei tranelli, no? Dei cul-de-sac. In realtà è una ricerca che nasconde poi un disagio assoluto ad accettare nell'accettare la diversità. Addirittura a definirla, sì, no? A definirla, certo. Addirittura a definirla. Certo. E lo spettacolo, ho deciso quindi che dovesse partire proprio da qui, cioè dalla difficoltà di dare un nome al nuovo corpo di Gregor Samsa, sì, e quindi di questo fatidico scontro tra la lingua, tra le parole e le cose, no? Come, sì, diceva qualcuno. Sì. E questo ha generato, diciamo, quest'idea. Lo spettacolo si apre proprio con la madre che cerca di spiegare alla figlia, che non era in casa quando Gregor ha aperto la famosa porta, non aprite quella porta, dietro alla quale poi si svela nel racconto il corpo per la prima volta osservato con orrore dai familiari dell'insetto, svela alla sorella che cosa è successo al fratello, e nel cercare le parole per definirlo, sì, passa attraverso dei mozziconi di parole che sono appunto insetto, sceglie la parola insetto ed era gelante. Dice: ma come insetto? Una madre che parla del figlio come un insetto, ma per lei non è una parola brutta, lei la usa come una specie di copertina di Linus, piuttosto che come talismano, ecco, sì, come talismano per raggiungere il figlio che non riesce a percepire e ad accettare per com'è, da un'altra parte, e quindi lo traveste, no? Lo traveste da qualcosa che non è, e lo tratta come un animaletto.
che per lei all'inizio è una forma d'affetto, ma naturalmente, come appare chiaro allo spettatore fin dal primo momento, dalla scelta stessa della parola insetto, fa sì che si crei una disturbante prossimità con qualcosa di quantomeno sconcertante o pauroso, no? Sì. Anche Kafka sceglie l'insetto per fugare qualsiasi tentativo di vivere in maniera pietistica la vicenda di Gregor, certo. Di affezione, cioè non puoi affezionarti ad un enorme scarafaggio. Ecco, nonostante questo enorme scarafaggio sia esattamente lo stesso figlio di prima, no? Anche nel racconto originale. E la cosa più struggente e commovente di tutta questa storia è che Gregor non si accorge che gli altri lo vivono diversamente, fin tanto che, come dire, il suo mondo non si ribella a lui. E una cosa che dico spesso quando racconto questa storia e quest'idea è che se noi rileggiamo Kafka ci accorgiamo che il suo insetto non è un insetto malato, è un insetto che sta benissimo. Se fosse in un mondo atto ad ospitarlo, lui è assolutamente sano. Il problema è che il mondo che vive non è il suo mondo, è abitato da un'altra specie addirittura, no? E quindi realizza, se si vuole, nella sua essenza, la definizione che, se vuoi, non è congrua del tutto per indicare un disabile, ma lo è per questa storia, ovvero quella di diversamente abile. Cioè Gregor è davvero un abile diversamente e impara, diventa abile con tutte le sue zampine, e impara come si fa ad arrampicarsi sui muri. Sua sorella, che all'inizio sembra quella che più è disposta a prestargli soccorso, sgombera la camera insieme alla madre dai mobili che giudica in eccesso per consentirgli di arrampicarsi meglio sul soffitto, eccetera, eccetera. Quindi cerca di capire che e quasi quasi ci arriva, che basterebbe cambiare le cose intorno a lui e non lui. Però, insomma, tutto questo è destinato a fallire, perlomeno entro la prospettiva di Kafka e di sì, questo spettacolo. Sì. Tutte le relazioni d'aiuto che si cercano di innescare nei suoi confronti sono fallimentari, ma proprio perché, come dire, è la storia di più vicoli ciechi che vuole far sì che, insomma, ci si specchi dentro ad un abisso, ad un'oscurità, e come avviene tante volte in Kafka, tutte le volte che fissi a lungo nell'oscurità, poi quando ti capita di volgere lo sguardo improvvisamente verso la luce, sei abbagliato da essa, no? Proprio perché i tuoi occhi non sono più abituati. E allora ti accorgi di qualcosa di magari palese e abbacinante e utile, rivelante. Questo è anche lo scopo di questo spettacolo e del teatro, forse in quindi generale. Un esito fallimentare, proprio così come Kafka offre nel suo racconto, anche per te così, insomma, non esci da questo esito, insomma, non c'è appunto una visione pietistica alla fine, nell'offerta no. Neanche di un lieto fine, insomma, non c'è. Ma dentro questa storia non ci può essere lieto fine. Non tanto perché è una storia che parla di porte chiuse, no? Parla di usci sbarrati. Però quelli di Kafka non sono per davvero chiusi, sono socchiusi. C'è una storia molto bella, che è una parabola famosa di Kafka, che si chiama Davanti alla legge, no? E se mi consenti la racconto un attimo. Sì. No, è questo, cioè, la racconto male, la scorcio così. C'è questo uomo che va a sporgere reclamo, vuole sporgere reclamo davanti alla legge, giusto appunto, e si scontra con questo guardiano che gli impedisce l'accesso a questo portone spalancato. E lui dice: ma io devo sporgere reclamo. Dice: no, non puoi. Vabbè, aspetto. E aspetta per millenni. Poi un bel giorno questo portone viene chiuso. E lui dice: ma io dovevo sporgere reclamo. Dice: sì, anzi, guarda che questo portone era qui soltanto perché tu potessi varcarlo. Era qui soltanto per te, era il tuo portone. Ma ora è chiuso. È andata. È andata, capisci? Allora, questa parabola racconta di fatto che noi abbiamo delle possibilità, anche se un guardiano ce le impedisce, no? Ce le nega. Queste possibilità sono quelle che questo spettacolo racconta, cioè la lotta inesorabile
contro un destino altrettanto inesorabile. Cioè, lo spettacolo deve finire, tra virgolette, senza lieto fine, proprio perché racconta la storia di una lotta a prescindere dal dolore, no? Proprio è una lotta contro il dolore. K, il protagonista del Castello, che è un alias dei tanti K, Kafka, no? Dello stesso certo. autore, viene proprio definito un uomo che lotta. E tutti i protagonisti di Kafka sono uomini che lottano. Gregor Samsa fra essi. Lottano contro che cosa? Contro un destino che loro non tollerano, che abbia un esito tragico. E anche quando è inesorabile che ce l'avrà, e ce l'ha, perché insomma la vita è questa, talvolta quantomeno, ciò nonostante non si rassegnano. È una storia di mancata rassegnazione e questa è la sua natura, diciamo, di speranza. Senti tu, Luca Micheletti, contro che cosa lotti? Qual è la tua speranza? Anche perché tu sei particolarmente giovane, e questo lo sottolineiamo non a caso, che ha scelto un linguaggio che è quello teatrale, quello che appunto metti in scena anche attraverso questo spettacolo, forse una scelta un po' fuori tempo, no? Un po' fuori da quello che è anche l'immaginario, insomma, di un giovane che cerca un linguaggio, perché non si rivolge semplicemente alla tecnologia, ai social, anzi no, sceglie il teatro. Quanto ti senti insetto tu? Ma io arrivo al teatro in maniera diciamo meno rocambolesca, o se vuoi più rocambolesca di come non si creda, perché sono figlio d'arte, come si diceva una volta. I miei fanno questo da tante generazioni, 4 circa, sì. E forse qualcuno in più se contiamo un custode di un teatro, che forse qualche particina prima o poi sì. la fece. No, quindi insomma arrivo al teatro in maniera, da un certo punto di vista, privilegiata, perché è stato il mio modo di esprimermi. Sì. Più noto fin dalla più tenera età, perché appunto c'era dietro questa famiglia, tra l'altro, che viene da un teatro poverissimo, popolare, un po' zingaresco, no? Queste troupe di guitti che di piazza in piazza si stabilivano, e per 40 giorni, 40 come dicevano i manifesti, di sera in sera cambiavano repertorio e facevano un repertorio appunto di grande impatto, come Le due orfanelle, I figli di nessuno, La sepolta viva, Il conte di Montecristo, insomma grandi Drammi, titoloni, sì. grandi feuilleton, diciamo sì. così, trasportati in teatro. E che poi pian piano, insomma, nel corso del tempo, dico, la famiglia si è emancipata da questa forma teatrale, che è andata disgregandosi con la certo. fine degli anni, insomma, col dopoguerra, e poi insomma si è riformata una compagnia, eccetera eccetera. Io ho sempre vissuto dentro questo mondo, no? E quindi il teatro per me non è stata una scelta anomala, sì. una scelta, ecco, quindi non mi sento tanto insetto nell'averlo scelto. Senz'altro, come dire, il mondo che mi circonda non è un mondo teatrale, no? Però io non credo che il teatro sia per pochi eletti. Io sto vedendo negli ultimi anni, insomma, da quando, diciamo, ho preso io stesso una mia identità e una mia strada più definita all'interno di questo mondo, che tanti coetanei miei, e non solo, insomma, anche più giovani, ormai riempiono le sale. Non è vero che i teatri sono vuoti, i teatri sono pieni, la gente ha voglia di teatro, soprattutto forse di un certo modo di pensare al teatro. Io, che vengo da una tradizione che, se vuoi, come dire, non ha avuto molto a che fare 50-60 anni fa con dei titoli e diciamo così un po' eccentrici, no? Ma anzi cercava di assecondare il gusto del pubblico, anche perché povero pubblico, allora, nel primo dopoguerra, nelle campagne sperdute del Lombardo-Veneto, aveva bisogno. Esatto. sì. Ho sviluppato invece, credo che sia necessario oggi come oggi, un sentimento, come dire, di grande necessità ad essere vicino al nostro mondo, insomma, che il teatro entri in maniera radicale all'interno dei problemi cruciali della nostra società, del nostro civile, eccetera. Se l'opera d'arte è
qualcosa che deve avere un valore di civiltà, ecco, insomma, il teatro dovrebbe sempre ricordarsi che è uno dei canali privilegiati perché questo possa essere comunicato. E sono felice che, insomma, siano due teatri stabili pubblici quelli che hanno creduto in questa operazione. Brescia, che è peraltro la mia città, il teatro stabile di là ci ha creduto e questo mi fa particolarmente piacere, ma ancor più piacere mi fa che ci abbia creduto ERT, Emilia Romagna Teatro, che è stata un po' una mia casa teatrale negli ultimi anni, perché tante collaborazioni con questo grande istituto della cultura si sono avvicendate, certo, nel corso degli ultimi tempi, e questo, insomma, mi onora e mi fa felice. E dico, il teatro pubblico dovrebbe proprio avere questa matrice, secondo me, no? Dovrebbe farsi carico di raccontare storie utili, utili. Insomma, c'è bisogno di teatro, c'è bisogno anche che si lavori per questo, ci siano opportunità. Tu, tra l'altro, appunto, che hai appena iniziato la tua carriera, tra l'altro in maniera così fortunata, ti proietti in un futuro, si spera, ancora teatrale, seppur insomma i tempi ci lasciano intendere che, insomma, per la cultura non sia un buon momento, insomma si faccia sempre molta fatica a sostenerla e risulti sempre meno tra le priorità. In realtà, insomma, si spera che le cose prima o poi arrivino a cambiare, anche grazie al contributo di giovani come te, che, insomma, fanno capire che è tutt'altro che passata questa necessità, insomma. Diceva qualcuno che il grado di emancipazione culturale di una nazione si rivela contando il numero degli abbonati a teatro, no? Sì. Forse è vero, insomma, no? Per certi versi, o comunque è vero anche questo, è possibile usare il teatro come termometro di uno sviluppo e di una nobiltà, no? Di un popolo, in qualche modo. E sai, io vivo da un certo punto di vista in maniera anomala, un po', no? Eccentrica il mio percorso, perché è vero che sono molto giovane ed è vero che la mia carriera all'inizio, in quanto sono molto giovane, però sono comunque più di 20 anni praticamente, no? Che vivo in palcoscenico dietro le quinte, che sì, tossisco la polvere delle tavole, eccetera, sì, eccetera. Quindi non so, mi sembra che da un certo punto di vista la mia storia possa essere raccontata in tanti modi differenti. Io, quando incontro dei giovani, appena più giovani di me, se vuoi, che vogliono cominciare e mi chiedono come, io che non preferisco non dar consigli, ma semplicemente, come dire, mettere in comunione la mia esperienza personale, che non posso naturalmente suggerire a nessuno perché non è esportabile, se vuoi. Sì. Però una cosa che mi viene da dire sempre, al di là dei consigli, fai questa scuola, fai quell'altra, che non so neanche, io non sono privo di scuola teatrale, quindi sì, non saprei dare indirizzi in merito, né voglio farlo. Una cosa che dico è cerca di avere consapevolezza della ragione per la quale vuoi fare teatro, e per farlo, insomma, studia, cioè banalmente, no? Sì. Ma studia al di là dell'imparare sì, a piangere, sì, sì, a ridere, a vivere sul palcoscenico. Insomma, c'è necessità oggi di un teatro che va oltre l'interprete, o che per meglio dire ripensa completamente la figura dell'interprete, regista, attore, che sia, insomma, scenografo e quant'altro, possa far parte dei mestieri del teatro. Cioè, il teatro oggi come oggi deve essere veramente una esigenza anche per chi lo fa, che a volte invece ci si pone, ahimè, in maniera soltanto esibizionistica, no? Sì, se vuoi. Sì, e questo è forse il peccato originale più sconcertante. Sì, io ringrazio davvero, davvero Luca Micheletti per averci accolto, insomma, nel suo teatro. Non sei tu che hai raggiunto noi, ma siamo noi che idealmente ti abbiamo raggiunto, intanto al Teatro delle Passioni, dove fino al 30 di marzo andrà in scena ancora La Metamorfosi, e allora ti ringrazio davvero tanto e in bocca al lupo per le prossime avventure. Grazie. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, poi proseguiamo.